Giusto, giusto. Perché devi trasformare tutto in un accampamento se poi alla fine serve un foglio? Lì volevo sdraiare il sacco a pelo. Perché qui c'è lo zaino, manca il sacco a pelo. Vuoi dei picchetti anche? No, se vuoi ti dico quello che c'è dentro uno zaino. Sì, sai che c'è lo zaino perfetto? Abbiamo parlato tante volte. Dipende da quello che devi farci. Lo zaino dei Boy Scout, per dirti, no? Deve avere, prima cosa, il coltellino svizzero. Ce l'hai? Anche se io... Ce l'hai? No, io ho uno Spyderco, che è altra categoria. Professionale. Sì, americano. Poi devi avere, che ne so, le compresse per rendere potabile l'acqua. L'acqua, è una sua fissazione. Devi avere lo specchietto. Per le allodole. No, lo specchietto se ti perdi, un fischietto devi avere. Lo specchietto se ti perdi perché fai la luce. Fai la GP Gianna, quella che si chiama oggi. E comunque poi devi avere, ecco, se vai nel deserto, quello veramente serio, devi avere anche la pistola lanciarazzi. Ce l'hai quella? Quella no, non ce l'ho. Buongiorno, uomo. Buongiorno. Buongiorno. Voglio una, com'era? Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come Steve McQueen. E di Steve McQueen parliamo questa mattina, che parliamo di qualcuno che potrebbe essere a lui paragonabile. Vai. No, volevo dirti, secondo te, se Vasco Rossi avesse fatto il percorso di vita di Linus, cioè un certo... avrebbe fatto voglio una vita spericolata, voglio una vita come Prefontaine. Steve Prefontaine. Perché chi è questo Prefontaine, Aldo? Chiamalo Pre, se vuoi fare il figo, chiamalo Pre. Se vuoi fare il figo, usa lo scalogno oppure lo chiami. Bravo, è un libro di Carlo Cracco. Negli anni a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70 c'erano gli originali, che erano i Beatles, e poi c'erano i Beatles dello sport, che ne so, in Italia c'era Gigi Meroni, l'indimenticabile calciatore. George Best, forse è arrivato dopo. Sì, però, esatto, comunque, quel mondo lì. Beh, nell'atletica in Italia c'era Marcello Fiasconaro. Bravissimo, che arrivava dal rugby, dopo è andato a fare il rugby. E arrivava da Sudafrica, in ogni caso. In America nell'atletica c'era Steve Prefontaine. Che è un po' il James Dean il paragone con James Dean c'è anche perché purtroppo ha fatto la stessa fine, ma questo è compito tuo. Sì, lui in pratica era l'idolo delle folle. Hai presente quello che sta succedendo adesso in Italia nello sport, quello vero? La mancanza di tifo. Cioè, hai visto che stanno sportivizzando la politica. L'altro giorno ho sentito la radiocronaca di Draghi alla Camera, come se scendesse in campo, come se salisse sul ring. Cioè, perché? Perché manca qualcuno per cui strapparsi le vesti. Manca il gladiatore. Manca quel personaggio che riesce a conquistare il cuore della gente. Però ha detto Letta che avrà gli occhi della tigre. Avrà gli occhi della tigre. Miau. Che non faccia la fine, come si dice, della bomba oca, che sarebbe la bomba oca, i kamikaze. Allora, Prefontaine era veramente l'idolo dell'Oregon, ma non solo dell'Oregon, di tutta l'America. Pensate che il suo allenatore, non so se vi ricordate la scarpa Pegasus della Nike. Quello col cappello. Bravissimo. Bill Bowerman, uomo che ha combattuto nella divisione la decima di montagna. Sapete cos'è la decima di montagna? No. Cioè è gente che se hai un problema, Nicola, se tu li hai un problema di qualsiasi tipo e chiami la decima di montagna, quelli arrivano e ti tolgono fuori dai guai. Anche a Santa Margherita. Anche a Santa anche sulle, Margherita. No, sulle colline anche dallo dietro, yacht. E anche la decima di mare. Yacht, ma va, dalla trattoria La Rosa, sopra le colline. Ti dico solo questo. 1972, non so Olimpiadi. Se... Olimpiadi, bravissimo, Monaco. Bravissimo. La Guanto prima nero. Guanto nero e Messico. Guanto nero un altro. No, ho sbagliato. Irruzione dei 62. Seguimi come seguiresti un tuo sogno. Seguimi. Vai tranquillo. 1972, la prima TV, il primo collegamento con la TV a colori. Cioè siamo in quel periodo lì. 50 anni fa. Monaco. Succede di tutto. Cioè
la squadra degli atleti israeliani, certo, viene assaltata. Azione terroristica. Sì. Bill Bowerman è in una palazzina a fianco, lui e Steve Prefontaine. In pratica arriva un corridore, un marciatore della squadra israeliana, e loro non lo difendono, cercano di consolarlo un po', lo tengono, gli aprono la palazzina, lo fanno entrare, e a un certo punto Bill Bowerman dice: qui bisogna chiamare i Marines. E chiama i Marines, cioè chiama il consolato americano, e i Marines arrivano. Pensa che l'organizzazione di Monaco gli fece un cazziatone, perché disse: no, tu sei un allenatore, non puoi fare queste cose. Eppure lui ha salvato comunque gran parte degli atleti. Ecco, tutto questo sapete perché l'ha raccontato Aldo? Perché in questo momento ci sono i mondiali di atletica nella pista dedicata a Steve Prefontaine. Steve Prefontaine, quella di Eugene, in Oregon. È uno che quando correva, mica correva, metteva su uno spettacolo, era sempre sotto i riflettori. Era forte, molto forte. Questo è Beck, non nel senso del perché poi dipende dalle regioni, a volte in certi posti certi termini hanno cornuto, dei significati un po' forti. Ma quanto sei fesso? Beck il cantante, insomma, con una canzone Beck country famosa ricantata anche da lui. Sì, è anche un aggettivo, è no? È una Beck cover di Hank Williams. Allora, ritorniamo nell'Oregon. Perché? C'è una segnalazione molto interessante contemporanea. Steve Prefontaine, o meglio Prefontaine e basta, film del 97, interpretato stupendamente da Jared Leto. Sì. Non lo sapevo. Sì, c'è un film bellissimo, perché su di lui hanno fatto diversi film. Questo forse è il più hollywoodiano, ma perché lui era un personaggio hollywoodiano. Immaginatevi, figlio di un tedesco, di una tedesca, capelli biondi, quando correva sempre il ciuffo al vento, e veramente ne parla addirittura il fondatore della Nike, perché Prefontaine, quando ha iniziato a correre, aveva delle Adidas, però perché Nike non esisteva ancora. Nike comunque è nata nel 71. Sì, è nata nel 71, ma erano molto piccoli, certo, non potevano permettersi di sponsorizzare. Però il suo sogno era proprio prendere Steve, prendere Pre, e prima o poi ci sono riusciti, nel senso che è diventato proprio l'immagine in quell'epoca. E era l'immagine di un ragazzo esuberante, era uno che diceva: a me non interessa vincere, anche se poi sarebbe morto per tagliare il traguardo, sì, primo. A me non interessa vincere, a me interessa vedere chi ha più fegato. Tant'è che lui, anche a Monaco, il suo allenatore, che era un esperto, gli aveva dato delle indicazioni, lui è partito come un razzo, pensando di vincere. Invece arrivò quarto, quindi certo, la famosa medaglia, sì, di lei. Sì, in realtà la sua popolarità è più legata al personaggio che alle imprese, diciamo, sportive, no? Sì. Era un ottimo atleta, ma non eccezionale. Però era un comunque grande personaggio. Quello spettacolo che lui faceva piaceva a tutti. Pensate che nell'Oregon c'è ancora, come si dice, quella gentilezza. A me piace pensare all'Oregon, perché veramente sono delle persone molto gentili. È lo stato più bike friendly che c'è in America. Cioè, loro sono come dei Boy Scout. Hai presente l'immagine del Boy Scout? Io farò del mio meglio. Cioè, con la mano sul cuore. Con la mano sul cuore. Ecco, le persone dell'Oregon sono così. Sono così anche perché leggono il diario. Il diario di un uomo. Sì. Dal diario di un uomo farò il meglio che posso e sognerò più forte degli altri. Ci sono cose che non si imparano sui libri, cose come andare in bicicletta, costruire una casa sull'albero, oppure girare il mondo con uno zaino in spalla, guidati solo dal cuore, e alla fine del viaggio sentirsi liberi, vivi, resuscitati e nuovi. Anche lo sport aiuta ad affrontare le grandi domande della vita. Vincere un'arte che risiede nelle profondità della nostra psiche. O dai tutto, o non ottieni niente. E soprattutto, non conquisti il cuore della gente. Il futuro è nelle tue mani. Ma se sei un anticonformista, un innovatore, un ribelle, avrai sempre un bersaglio disegnato sulla schiena. Non pensare al colpo di genio.
preoccupati soltanto di perseverare e continuare a sognare. Nessuna idea brillante è mai nata in una sala riunioni. Sii onesto, leale e gentile, ma quando gareggi, combatti come se fosse un gioco la tua vita stessa. Stai dietro ai tuoi sogni e cerca la strada per vederli realizzati, perché alla fine la tua strada sarà di tutti. La strada dove il tempo scorre lento, così come è giusto che sia, con i giorni che si susseguono l'uno all'altro, lunghi e liberi, come le estati di quando eravamo ragazzi. Se poi hai una bicicletta e nient'altro, hai la migliore cosa inventata dall'uomo. Se invece hai la bellezza e nient'altro, hai la miglior cosa inventata da Dio. Broken Beauty è il titolo di questa canzone, cioè una bellezza infranta, sì, distrutta, come la distrutta. Vita di molti personaggi, allora, sì, del rock, della musica e dello sport che sono morti molto giovani. Nico, dimmi. Devo dire che dal diario di un uomo mi è rimasta impressa una frase che vorrei che fosse affissa in tutti gli uffici dei creativi: nessuna idea meravigliosa è nata in una sala riunioni. Sì, che, bello, guarda che è, no, una, bello, è la frase più bella, no, dell'anno. Sì, non l'ho scritta io, inventata, okay, io. Lo, okay, dice, lo fa dire, se non sbaglio, Scott Fitzgerald a qualcuno in un suo romanzo. Senti, domani mattina c'è una di quelle corse che prima o poi toccherà anche fare. Sì. Sai che con gli anni che passano, sì, diventi sempre più giovane e più forte. Certo. E quindi prima, certo, o poi dovremo fare, certo, anche questa, però la facciamo insieme. Perché? Domani mattina parte all'alba, c'è una partenza credo alla francese, quindi non tutti, sì, quanti insieme, sì, per come forza. Una randonnée. Una randonnée, si dice. Sì. La Duomo Stelvio, che è una gara che è nata, bella, pochi anni, sì, fa, sì, credo, bellissimo, poco prima della pandemia. Ringrazio gli organizzatori che ogni anno gentilmente mi invitano, ma io non c'ho il fisico, ma prima o poi. Ma no, ma tu. Prima o poi me la sentirò. Tu devi. Duomo Stelvio, sì, significa 230 chilometri, sì, si parte da Piazza del Duomo e si arriva in cima allo Stelvio. Sono 3.400 metri di dislivello. La strategia. Cosa vuoi? La recensione del mio amico Geppo dell'anno scorso. Fino a Bormio, bene. Poi il Golgota. Vabbè, certo, poi c'è lo Stelvio che è un campionato a parte. Beh, ma quando il gioco si fa duro. I duri cominciano a giocare. Mi rimetti quell'inizio di Only the Strong Survive. È piaciuta, ma quanto mi è piaciuto. Ma rimettimi, Filippo. Emozionare. No, quello che vi voglio dire, quando fate una gara di questo genere, voi dovete usare comunque la tattica di Steve Prefontaine. Cioè? Vai allo Stelvio? Sì. Tu mica devi puntare allo Stelvio, tu devi puntare alle nuvole. E sicuramente, se sbagli, arrivi sulla montagna più alta. In paradiso. Questo, sì, questo devi. Buon weekend, a lunedì. Ciao. Grazie. Ciao.